Come diceva Charlie Chaplin, un giorno senza sorriso è un giorno perso. Non perdete quindi l'appuntamento comico dell'estate allo Zoo Marine con Estate Comica. Dove? Dove? Signori, allo stadio dei pappagalli, Alessandro Di Carlo. Grazie. Estate Comica è nata dall'idea di due amici, Gilda, che sono io, Petronelli, e Carlo Tranchina. È nata per offrire al territorio del litorale sud di Roma un'alternativa serale, ospitata all'interno di un parco internazionale che è lo Zoo Marine, con i migliori comici del momento. Sono la conduttrice di Estate Comica, una manifestazione organizzata all'interno dello Zoo Marine, questo parco acquatico meraviglioso sulla litoranea di Torvaianica, dove avremo in maniera cadenzata diversi appuntamenti con la comicità italiana e nella fattispecie romana. Perché i romani sono WWF. Il romano è WWF. Normalmente il parco chiude alle ore 19 e noi alle 20:30 per i nostri eventi Estate Comica lo riapre per il territorio. Occuperemo tutta l'estate romana con eventi di grande successo e di grande spessore comico. Come è nato Alessandro Di Carlo comico? Il piacere di farlo, proprio l'assoluto piacere di farlo da sempre, da bambino, no? Quando uno dice proprio sembra quasi un compitino, una frase fatta, ma è così, per quanto mi riguarda è così, quindi Sono stato fortunato. Abbiamo avuto ospite Maurizio Battista all'ultimo giorno del mese di giugno, un successo strepitoso, più di 1300 persone. C'è la battuta cattura pubblico? Sai, io sono un po' un narratore, quindi non sono un battutista puro, no? Uno che scrive e dice questa fa ridere, questa no. Racconto, evoco. Ricordo, attualizzo, scompongo, insomma uno chef è troppo impegnativo, un cuoco che con gli ingredienti che ha ti fa mangiare, insomma, spero bene. E perché ti sei fatto il biglietto da visita plastificato? Perché l'ho raccontato plastificato perché mi era accaduto tanto tempo fa che un conoscente, un amico, prendendo il biglietto da visita, guardandolo, poi toccandolo, ho detto ma questo è buono per fare i filtrini, e quindi ho detto non vorrei essere fumato, insomma. I prossimi spettacoli saranno il 4 agosto con Antonio Giuliani e il 10 agosto il concerto di Lando Fiorini. L'estate comica continua a Zoo Marine, spettacolo che spettacolo, vi saluto anche a voi e grazie. Ciao spettacolo che spettacolo. Ciao spettacolo che spettacolo, vi aspettiamo noi Estate Comica qui a Zoo Marine. Ciao.